Ma posso dire qualcosa in meglio? Perché non si sente. Si sono ridotte? E perché? Chi ti ha detto? L'attrito presuppone già un'altra interazione del corpo con un pavimento, non ci sono. C'è solo l'interazione di oggetti ideali che si incontrano e fanno accavocciate. Bene. Oh, e tra l'altro, su due oggetti, siccome sono uguali, io posso anche pensare di prendere due pallocchi uguali su cui ci ho messo un bel petardo, su tutti e due, per cui quando si urtano il petardo esplode e questi manco per niente diminuiscono le loro velocità dopo loro. Fanno molto mostruoso e schizzano via con le velocità, non so nulla di tutto questo. Tutto quello che so è quello che vi ho raccontato e adesso quello che voglio farvi vedere è che sulla che è una variabile, poi vi dico che cos'è questa cosa, richiede un minimo di... Cioè, è chiaro che è un mondo astratto questo in cui stiamo lavorando, ma questo è l'atto di nascita della fisica moderna, è fisica che non è il senso comune, è l'astrazione del senso comune, eccetera. Vabbè, crea l'energia. Non so che cos'è l'energia. Perché creano? Dovrebbero essere due pallocchi di creta uguali, con velocità uguali opposte, e se vengono incontro fanno boh! Restano, no, se sono i pallocchi di creta restano lì appiccicati e stanno fermi. Io non lo so se sono quelli che d'acciaio, sono due oggetti uguali, quali che siano, che sono nulla, non sono niente. Cioè, togliete quella testa, chi lo sa, l'urto elastico, è anelastico, non so tutta sta roba, sono solo questo. Allora, io faccio una cosa. Al prima abbiamo botta, sono d'accordo, no? Io guardo sta cosa di un boh, può succedere. Tutto quello che so si cambieranno verosimilmente le loro velocità perché si sentono l'uno con l'altro, questo lo so, ma come? Fatti loro. Però invece no, posso fare una cosa astuta. Faccio una cosa che non si insegna mai a fare, sfrutto il principio di relatività. Siccome quello che voglio studiare è l'effetto fisico che l'urto produce e questo come effetto fisico non dipende dal sistema di riferimento da cui guardo il fenomeno, lo vado a guardare da un altro sistema di riferimento. Per esempio, nel caso specifico, facciamo un esempio banale. Supponete che questa velocità in certe unità, tipo chilometri all'ora, un'importanza, sia 40, e che questa sia, è di qua, e quindi è meno. Meno 20, per esempio. Bene. Boh. Allora adesso mi metto da questo sistema di riferimento qui, che è il mio vecchio buon sistema S, mi sposto in un sistema S' che si muove in questa direzione, sì, con velocità 30 km/h. No, scusate, devo fare una cosa giusta, aspettate un attimo, devo prendere. No, con velocità 10, scusate. Va bene. In questo nuovo sistema cosa vedo? Usando le regolette di sopra. A questo va S', scusa. S' va a 10. A 10, grazie. Bene. Questo cosa diventa? Questo cosa diventa? Meno 10, meno 20, meno 10, meno 30. Quindi in questo sistema io vedo una cosa fatta così. Due oggetti uguali che si vengono incontro con velocità V1' e V2'. Sono uguali opposte, no? È chiaro, guardate, è banale, qualunque siano queste due velocità diverse, posso sempre trovare una velocità U tale da rendere l'urto come, qual è la parola giusta a questo punto, per questo punto qua? C'è una proprietà che questo non c'ha, è? Simmetrico. È simmetrico, no? C'è una simmetria totale. Io nel sistema S', io vedo due oggetti uguali che si vengono incontro con velocità uguali opposte, che è una situazione simmetrica rispetto a uno specchio piazzato qua. Non c'è differenza fra, ditelo in un altro modo, tra punto di vista di uno e punto di vista. No, la fisica poi deve essere la stessa, ma adesso restiamo qua dentro. Ora vedo questo processo, che è simmetrico. È un modo di dire, è simmetrico rispetto a una riflessione speculare,
Il che vuol dire, vedete un altro, se dovessi spiegare, cioè, se dovessi dire a un ragazzino, una cosa è simmetrica, simmetrica è un gioco terribile. Che sono uguali al contrario. Che sono uguali al contrario e che quindi, parlando di, insomma, qui c'è una destra e una sinistra, no? C'è differenza fra la destra e la sinistra? No. Speculari. Sono speculari. Allora, secondo voi, guardando l'urto in questo sistema di riferimento, adesso ha senso dire qualcosa sulle velocità dopo l'urto? Per me sì, se uno è abituato a pensare al fatto che sulle velocità dopo l'urto sì. saranno uguali, però voglio dire, qui c'è un concetto molto raffinato che né Newton né Galileo né tutta la meccanica del Settecento sapeva, ma che noi sappiamo oggi, che è introdotto nel mondo, che non è non fatto lì, che è proprio questo concetto legato alla simmetria. È in un universo astratto, unidimensionale, è diverso andare verso destra o andare verso sinistra? Perché? La domanda è interessante, d'accordo, non è, la destra e la sinistra sono equivalenti, ma perché diciamo, attenzione, perché diciamo che destra e sinistra sono equivalenti? Perché non c'è destra e sinistra, perché ci sono quel caso di direzioni opposte. Ci sono due direzioni, una la chiamo destra, una la chiamo sinistra, ma perché dico che sono equivalenti? Perché le proprietà sono uguali. Sì, ma perché la proprietà dell'universo di essere omogenea, queste sono parole. La ragione è molto semplice, perché lo sappiamo per esperienza diretta. Perché quando impariamo a camminare da ragazzini non fa nessuna differenza gattonare in qua o gattonare in là. Lo sappiamo che il mondo è simmetrico, che lo spazio è simmetrico. Cioè, l'idea astratta, che sembra molto complicata, uno dice tutte le direzioni di uno spazio astratto sono equivalenti e quindi lo spazio è isotropo, che è una cosa fighissima da dire come termine fisico, ma deriva dal fatto banale che l'esperienza di noi esseri umani ci ha insegnato che se devo giocare a ping pong in una stanza dove non tira vento e quindi non c'è un altro effetto fisico, è indifferente stare di qua o di là dal campo, perché tirare per così o tirare per colà è la stessa cosa, perché le direzioni nello spazio sono equivalenti. E se noi diciamo lungo, largo e alto, e diciamo che l'alto è diverso, è perché sappiamo che c'è un effetto fisico, la gravità, che fa sì che io riconosco che, per usare un linguaggio che fa molto figo di questi tempi, rompe la simmetria. Ma nello spazio astratto, dove non ci sono altre cose, lungo, alto e largo è una qualunque scelta arbitraria di tre direzioni perpendicolari tra loro. Lo spazio è omogeneo, ma allora se questo è vero, l'unica cosa sensata che posso dire, perché se no non sarebbe vera questa convinzione forte che abbiamo e che è giustificata, è che dopo l'urto, in questo sistema di riferimento, queste possono fare quello che gli pare. Ma se era simmetrico prima, ha da essere simmetrico dopo, perché se no vuol dire che la destra è diversa dalla sinistra, cioè che le due direzioni non sono equivalenti. E io questo non ci credo, perché sono convinto che sia un assioma. È un assioma che ha un fondamento empirico nel fatto che sappiamo che è così. Quindi, se questo è il prima, dopo può succedere quello che vi pare, può succedere questo. I due pallocchi le pongo, si attaccano e restano lì fermi, benissimo. Oppure sono due pallocchi di gomma, due palline di gomma, rimbalzano e dopo le velocità sono così, un po' di meno di quelle di prima. Però devono essere uguali opposte, perché se no ho rotto la simmetria e questo non mi convince, insomma, mi torna. Questa è la parte delicata della faccenda. Però se noi torniamo al sistema poi torniamo in S, intanto studiamo in S primo, d'accordo? Quindi chiamando adesso W le velocità dopo l'urto nel sistema primo, quali che S siano, più piccole, nulle, più piccole di quelle di prima come valore assoluto, uguali e opposte, l'urto elastico, ancora più grosse se ci metto il petardo, quello che faccio non importa,
dovrà ancora essere vera questa cosa qua, per una ragione di perché lo spazio in cui sto giocando questo gioco del movimento ha queste proprietà di simmetria che mi impongono questa legge, se no lo spazio non sarebbe fatto come è fatto, insomma. E quindi questa si può scrivere dicendo, è facile vederlo, siccome questo è uguale a meno questo e questo è uguale a meno questo, se io sommo le velocità prima e le velocità dopo, scusate, ho detto una scemenza. Uno più 2 primo è uguale a 2 più 1 primo più 2. È una maniera matematica di scrivere che nel sistema S primo io vedo prima due oggetti con velocità uguali opposte e dopo due oggetti con altre velocità ma ancora uguali opposte. D'accordo? Ma non dipende dalla massa. Per ora sto parlando massa, non so cos'è. Abbiamo detto che sono uguali, identici, quindi la simmetria è garantita dal fatto che sono uguali. Calma. Poi costruiamo a pezzetti la cosa. Va bene? Allora dice, va bene, bella, ho trovato una legge. Questa la posso scrivere anche in quest'altro modo. Se faccio questo meno questo uguale a questo meno quell'altro, indicando con delta la differenza, delta V è la velocità dopo meno la velocità prima, la variazione di velocità di 1 è uguale a meno la variazione di velocità di 2. Posso scrivere anche così. Sono tutti i giochettini di velocità. Allora dice, vabbè, questa è una legge. Questa è una legge che mi dice date le velocità prima, deve essere soddisfatta una legge quantitativa per la velocità dopo. Lui dice, vabbè, però bravo furbo, chi se ne frega, questa è una legge valida nel sistema di riferimento S'. Ma una legge buona di fisica deve essere valida in tutti i sistemi di riferimento. E questa è valida in tutti i sistemi di riferimento. Perché se invece di questa, da questa, volete tornare al sistema S, siccome passando da questa legge scritta in S' alla stessa legge scritta in S, devo usare questa legge di valutazione, di composizione, vuol dire che in tutti i casi devo aggiungere da una parte e dall'altra una quantità costante, e quindi ho scoperto che questo è il senso vero della conservazione della quantità di moto. Quale che sia tutto, deve valere, per le proprietà dello spazio deve valere questa legge di conservazione. E questa è, naturalmente è un caso particolare, abbiamo presi uguali, poi ci complichiamo la vita, ma è l'esempio elementare che riesco a fare senza fare un corso di fisica teorica di quart'anno, per dire una cosa che è grossa come una casa, perché la meccanica come la conosciamo oggi, dopo il teorema di Newton, dopo se volete il Novecento, e cioè che le leggi di conservazione delle grandezze dinamiche sono legate alle proprietà di simmetria dello spazio e tempo in cui si svolge quella dinamica. Bene, nel caso particolare, adesso è inutile che ci complichiamo la vita, si potrebbe lavorarci sopra che succede, però se questo è diverso da questo, allora è diverso, allora non è più simmetrico. E allora io faccio un giochino, concettualmente, peso, tra virgolette, le velocità con quanto ce n'è di roba là dentro, cioè con la massa, introduco un coefficiente intrinseco del corpo che è la massa, e simmetrizzo l'urto usando come vettori uguali opposti non le velocità ma le quantità di moto, cioè le velocità pesate con la massa. Dopodiché rifaccio tutto il ragionamento, a quel punto mi devo mettere a fare la matematica, devo dimostrare che la combinazione lineare, invariante, bla 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 bla, ma il risultato concettualmente non cambia. È possibile costruire una grandezza che combina le proprietà intrinseche dell'oggetto, cioè la massa, e il modo in cui si muove, che è la quantità di moto, il prodotto della massa e della velocità, tale che in una situazione tipo in urto, o comunque in generale in situazioni in cui due corpi interagiscono fra loro, ciascuno dei due cambia la propria quantità di moto per effetto dell'interazione con l'altro, ma in modo tale che la quantità di moto totale
del sistema formato da due corpi, o da tre, o da quattro, o da 100 corpi, non ha più importanza a questo punto, generalizzazione banale, rimane sempre la stessa. E questo è dovuto essenzialmente al fatto che queste sono la proprietà dello spazio dentro cui si sto muovendo, perché questa legge deriva fondamentalmente da questa relazione. Bene? No, perché faccio tutta questa menata? Un po' per farvi vedere, provare a non farvi vedere, seppure un po' di corsa, che questa potrebbe essere, forse un giorno ci arriveremo, una maniera moderna per spiegare concetti elementari di fisica a livello elementare. Cioè, essendosi passati ormai 400 e rotti anni dal buon papà Galileo, forse invece di aggiornare i libri di fisica inserendo nell'ultimo capitolo qualche puttanata mediatica e poco convincente sulla superconduttività a bassa temperatura, si potrebbe provare a spiegare in termini aggiornati la vecchia fisica, cioè cominciare a parlare di meccanica come ne parla un fisico del 2000 e non come ne parlava papà Newton, che è un interessantissimo esercizio di storia della fisica, ma che non è quello che sappiamo oggi, insomma, queste cose tra l'altro. E poi perché se uno capisce questa cosa, si capisce subito perché, cosa che faremo tra un paio di settimane, quando si passa alla relatività, siccome cambia questo, perché cambia lo spazio-tempo in cui ci si muove, bisogna cambiare la dinamica e la quantità di moto, e ora arriviamo anche all'energia, in relatività devono essere definite diversamente, perché sono quelle grandezze che si conservano sotto opportune condizioni a causa delle proprietà di simmetria di uno spazio-tempo che è cambiato. Quindi vanno cambiate. Ah, questa è la ragione profonda di cui ho fatto questo. Dove salta fuori l'energia? Torniamo al nostro esempio semplice del mio pallocchi uguali che sbatacchiano. Allora, sono possibili dopo questo, così, no? Sempre con velocità, ok? Uguale opposto. Questo in particolare ha una caratteristica. Cioè, se tra tutte le possibilità, non si capisce niente. Ma insomma, non si legge proprio. Comunque lo aprivo a parola, si conosce. Ho due oggetti uguali con velocità uguali opposte che si vengono incontro. Dopo abbiamo visto che per regioni di simmetria, dopo devono comunque avere velocità uguali opposte. Possono essere a priori qualsiasi, questo non lo so naturalmente, no? Possono essere zero, se sono i pallocchi di pongo, un po' più piccole, se sono due palline di gomma, uguali e opposte a quelle che avevano prima dell'urto, se sono per esempio due palline ideali di metallo perfettamente rigide, quando l'urto è perfettamente elastico, le palline come il giocattolino ping ping che sbatacchiano, oppure ancora, o mio padre da biliardo, un'approssimazione ideale, oppure ancora più grosse di quelle di prima, se ci ho messo un petardo che esplode, boom, le fa scappare via con grande velocità, d'accordo? Cioè tutti questi possibili urti, situazioni dopo l'urto, ce n'è una che ha una simmetria supplementare, si dovrebbe vedere a occhio. Che la velocità è la stessa ma va nell'altra di diversa. E come la definiresti questa diversa simmetria ulteriore? Sì, a parole dici così, che è quello quando in cui le velocità, oltre ad essere uguali opposte fra loro, sono anche uguali opposte a quelle di prima. Tac tac, no? Come te ne accorgi? Vabbè, un modo di dire, mi accorgo perché sono uguali opposte a quelle di prima, d'accordo? Ma io ti faccio vedere il processo. Dopo per lo stesso tempo lo stesso filmato. È venuta fuori, beh, qualcuno magari lo sapeva già, ma insomma, immaginate di fare il film di questo processo, no? Cosa vedete? È reversibile. Nel caso delle palline di pongo, vedete? E poi dopo quelle stanno là. Nel caso delle palline mosce, vedete? Nel caso dell'ultimo elastico, vedete? In caso di quello più che elastico, vedete? E poi vedono lo soffare, insomma, schizzano via con i matti.
Fate il film e proiettatelo all'indietro. Quando è che ve ne accorgete? Quando accorgete sempre, se sapete com'è il processo, vi accorgete sempre di qual è il verso giusto della proiezione, tranne nel caso in cui le velocità siano uguali opposte, perché in quel caso vedete esattamente la stessa cosa che vedete. Non c'è verso di proiezione giusto, no? Giusto? Vedete esattamente la stessa cosa. Mandare all'indietro un film significa invertire le velocità. Va bene, e se io ho una situazione in cui ho due velocità così che poi diventano così, e lo inverto, vedo due velocità così che poi diventano così, cioè vedo esattamente la stessa cosa. Allora, come qualcuno sa, quel particolare punto è quello che si chiama punto elastico, cioè quello in cui si conserva l'energia, mentre l'energia non si conserva negli altri punti. E questa è la prova più stupida possibile, ma che è concettualmente profondissima, del fatto che come la quantità di moto è quella grandezza dinamica che si conserva perché lo spazio è fatto in questa maniera, così l'energia è quella cosa che è legata anch'essa, che si conserva quando c'è una simmetria particolare che però non è legata allo spazio ma al tempo. Quando vedete un processo che potete invertire nel tempo ed essere ancora compatibile con le leggi della fisica, quello è un processo in cui si conserva l'energia. E questo è l'energia della fisica del Novecento, dal Novecento in poi. E se ci pensate adesso, se qualcuno di voi si dice, i processi, diciamo, allarghiamo la cosa, così posso fare esempio. Un corpo lanciato su un piano inclinato, su un piano orizzontale, che fa? Un corpo reale, naturalmente. Lo piglio, ma tu lo tiro? In salita? No, no, in piano. Si ferma perché c'è l'attrito. Fate il film al contrario, lì vedete, vedete il mattone che da fermo senza che nessuno gli fa niente, via, e c'è, non ci credo, no? È chiaro che c'è il verso giusto della proiezione, è quello. Idem se faccio un sacco di altre cose, se vedo un pendolo vero, lo faccio oscillare, tutti sappiamo che quello alla fine, per quanto sia, si ferma, insomma. Se faccio il film al contrario, vedo un pendolo che da fermo comincia a fare così, oscilla sempre di più, non ci credo, d'accordo? Ma se prendo in situazioni ideali, e si può fare, una pallina che rimbalza in modo perfettamente elastico sul terreno e la faccio andare su e giù, che vedo? Io lascio la pallina, quella rimbalza e torna alla stessa altezza, torna giù e torna alla stessa altezza, torna giù e torna alla stessa altezza, se non c'è attrito, ovviamente nelle condizioni ideali. Quel film, se lo faccio al contrario, è esattamente uguale, e lì si conserva l'energia. Quindi l'energia è, da un punto di vista della fisica moderna, quella particolare grandezza che descrive il moto, per cui vale una legge di conservazione in tutte quelle situazioni che sono, adesso fa figo dirla così, ma insomma questo è, che sono invarianti per l'inversione temporale. È l'ottovolante. Se faccio tutti per dito tutti il contrario, l'ottovolante. Se, beh, se il problema è che deve essere un ottovolante ideale in cui non c'è attrito, il problema è che un ottovolante ideale non esiste, e quindi noi viviamo, come è noto, in un mondo in cui c'è sempre dissipazione di energia. Sono modelli ideali questi che ci stiamo costruendo, no? Basta questo anche per, oltre che per dire che esiste una quantità che si conserva che l'energia, bastano queste ipotesi anche per dire qual è la forma funzionale dell'energia, che sia m al quadrato e non m per il modulo di V, basta questo? Beh, ma m per il modulo di V è la stessa cosa, il modulo di V è la radice quadrata di V quadro, quindi non cambia niente dal punto di vista, no? Concettualmente è sufficiente questo, la maniera più semplice che hai di dire che le velocità prima sono uguali a quelle dopo, a parte il verso, di dire che sono uguali in modulo. E quando c'è a che fare con queste cose, è un modo di dire che sono uguali in modulo, di dire che si conserva questo non si conserva tra m quadrato. Quadrato o tra m per il modulo di adesso. Ah no, d'accordo. Questo, però questo posso sapere qual è la... Potresti scrivere m modulo di v alla quarta. No, alla quarta no. Perché poi devi fare un'altra operazione, a questo punto non la facciamo, perché devi verificare, devi fare come ho fatto prima di corsa per la quantità di moto, devi fare la stessa operazione concettuale, cioè dovresti dire, allora io adesso caratterizzo, cioè per questo particolare urto ho una legge di conservazione in più, si conserva anche il modulo delle velocità, allora la scrivo con V quadro, dopodiché vedo che, e questo è vero nel sistema S',
poi devo vedere se è vero anche in tutti gli altri sistemi. Okay, quindi, okay. Per fare il trasferimento negli altri sistemi vedi che la combinazione con V4 funziona, allora, perché se no, okay. quindi a questo punto già funziona solo V4, non c'è più, d'accordo. E vabbè, e quindi questa è la legge di conservazione. Noi formalmente abbiamo queste due ore di voi, quando siete morti ve lo dite, insomma, stanotte faccio tutte le otto ore di fila, perché tanto almeno sono no, 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 noi che non siamo preparati, no. Però andiamo avanti ancora un pezzetto, vabbè, allora questo è il passo che mi serviva essenzialmente, di fisica canonica. Con questa idea di ricordarsi, non importa i dettagli, che le grandezze dinamiche, cioè quantità di moto e energia, sono legate in modo molto forte alle proprietà di simmetria dello spazio rispettivamente del tempo in cui si svolge il moto di cui parliamo, e quindi a questa roba qua, nel caso che stiamo parlando della fisica classica. Buono, allora, digerito tutto questo, uno dice, vabbè, e allora che succede con la relatività cosiddetta? Succede una cosa strana, e qui di nuovo, tra l'altro, qui mi divertirebbe che mi diceste voi qualcosa. Diciamo, normalmente, a livello, siccome qui c'è un sacco di insegnanti, tanto meno, a livello scolastico standard, come si introduce il discorso sulla relatività ristretta? Io lo introduco nel momento in cui introduco con la velocità della luce costante. Esatto. E perché? Con Maxwell. Allora, che succede? Adesso qui c'è il problema che io vorrei evitare, non perché non sarebbe interessante, per carità, sarebbe una meraviglia, però faccio un'altra cosa, di raccontarvi la storia di come si è arrivati alla relatività ristretta, la storia di come nasce la relatività ristretta, una storia meravigliosa, un capitolo bellissimo di storia della fisica, però facciamo un'altra faccenda. Però quello che è, infatti, tipicamente nei manuali canonici, l'introduzione del discorso sulla relatività ristretta avviene raccontando due o tre cose che dovrebbero essere di storia della fisica per introdurre il fatto nuovo e poi ci si lavora sopra. E secondo me questo in genere si fa molto, in maniera molto molto poco chiara. Il fatto nuovo, se volete, cos'è la relatività? La relatività ristretta è tutto quello che abbiamo detto fino adesso, riguardo al fatto che i movimenti sono relativi e quindi ciò che è importante sono gli invarianti, eccetera, eccetera, con un ingrediente in più, e che quindi, scusate, il principio di relatività, le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi, le leggi vere della fisica, quelle buone, sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, con un ingrediente in più. Che vuol dire leggi buone della fisica? Non so se qualcuno si ricorda che il signor Newton, anche lui non l'ha scritta così, ma poi insomma noi la scriviamo così oggi, ha fatto vedere che se ci sono due corpi di massa M1 e M2, questi si interagiscono fra loro, per l'appunto, con una forza che è appunto l'attrazione gravitazionale dovuta al fatto che hanno massa. E dati due corpi di massa M1 e M2, loro si sentono l'uno con l'altro, no? Con una forza che dipende dal prodotto delle masse, decresce inversamente col quadrato della distanza tra i corpi, e qui c'è una costante che serve a mettere a posto i conti essenzialmente, che si chiama costante universale di gravitazione, perché è la stessa per qualunque coppia di corpi. Allora, questa è una buona legge di fisica, perché è invariabile, adesso la parola giusta non sarebbe questa, ma non importa. Da qualunque punto di vista io guardo questi due corpi che interagiscono, la legge non cambia, perché M1 e M sono invarianti, sono le proprietà intrinseche dei corpi, sono quelle che sono. Questa è la distanza fra i corpi, e la distanza è quella che è in meccanica classica. Comunque la guardo, se Giove dista dal Sole 150 milioni di chilometri, sono 150 milioni di chilometri, ciccia. E questa si chiama costante universale, per l'appunto, perché è uguale per tutti. Quindi questa è una legge fondamentale della fisica,
ed è buona perché appunto è indipendente dal particolare sistema di riferimento in cui poi vado a guardare quello che succede. Poi a seconda che la uso da un punto di vista geocentrico o da un punto di vista eliocentrico, descriverò traiettorie più o meno complicate che mi faranno preferire un sistema piuttosto che l'altro, ma la legge, la proprietà dell'interazione è quella e ci piace perché è fatta per dire ok. Il papocchio nasce quando arriva la luce, cioè l'elettromagnetismo, perché la luce è un'onda elettromagnetica. Allora, senza stare a fare tutte le storie, eccetera, eccetera, eccetera. La novità che impone di cambiare le cose è che, per delle buone ragioni che adesso cerco di raccontarvi, si scopre che bisogna accettare il fatto che se chiamo C la velocità della luce, che ovviamente sarà in un particolare sistema di riferimento, perché le velocità dipendono dal sistema di riferimento, allora se la vado a misurare in un altro sistema di riferimento dovrei misurare una velocità diversa, d'accordo? E invece no. C è un invariante. La novità da cui poi segue tutto il resto della relatività ristretta è che C è un invariante. Adesso il problema complicato è far capire alla gente, agli studenti, a chi interessa da queste cose, ma perché diavolo C ha la S invariante, dove salta fuori questa novità, chi ti ha detto, come gli è venuto in testa, lo si è sognato l'altro ieri, eccetera. Allora ci sono tre un mucchio di maniere in cui si può cercare di convincere perché deve essere vera questa cosa. La meno convincente è quella che si fa sempre, che si cita l'esperimento di Michelson Morley, che è una minata terribile, insomma non ve lo sto neanche a raccontare, va bene, poi se vogliamo ne parliamo dopo, ma insomma l'esperimento di Michelson Morley non dimostra un accidente di niente, dimostra solo che un effetto che la gente pensava di osservare non è stato osservato, c'è il problema di spiegarlo. Ah, e qualcuno infatti lo ha anche spiegato, tra l'altro, quindi non è quello il problema. Poi c'è la storia che è complicata, ma insomma, non è un argomento convincente. Non è, cioè, è proprio falso, storicamente e scientificamente, asserire che l'invarianza di C deriva dal risultato sperimentale di Michelson-Morley o esperimenti simili. Non è vero, garantito. C'è un'altra maniera per giustificare l'invarianza di C, più profonda, che è giusta, che è un buon programma. Beh, il fatto che sia molto grande non vuol dire 300.000 km al secondo più un chilometro al secondo fa 301.000 km al secondo, che è diverso, quindi in linea di principio anche il fatto che è molto grande spiega perché ce ne siamo accorti fino al 1905 di questa cosa casomai, però di per sé qualcosa, no, di molto grande, però è un riferimento, un miliardo rispetto a tutti gli altri numeri, è più piccolo rispetto. E due raggi di luce che viaggiano uno parallelo all'altro, qual è il raggio di luce risultante? E ancora C, lì è il problema, quindi non ci siamo. Una delle ragioni, in realtà, una delle ragioni che però non è neanche quella storicamente importante, ma che è convincente secondo me, è che se uno scrive le equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo, e mo' ovviamente non le sto a scrivere, d'accordo? Però diciamo, quella che ho scritto prima che abbiamo cancellato è l'equazione, le forze fondamentali della natura, a parte quelle a livello microscopico, atomico, nucleare, sono due, insomma, la gravitazione e l'elettromagnetismo, cioè c'è la massa che fa gli effetti gravitazionali e c'è la carica elettrica che fa gli effetti elettromagnetici, basta, non c'è sta nient'altro, il resto sono tutte manifestazioni collettive di questo tipo di cose. Allora, l'equazione fondamentale della gravitazione è quella di prima e ci piaceva, perché è invariante, però siamo tutti contenti. Le equazioni fondamentali, sono più di una perché la cosa è più complicata, dell'interazione elettromagnetica, sono le equazioni di Maxwell, che stanno scritte in certo. La cosa interessante è che dentro le equazioni di Maxwell, se per voi a memoria, ci sono dei fine coefficienti del tipo 1 su 4 pi greco epsilon 0, mu 0 su 4 pi greco e porcherie di questo genere, che sono delle costanti. Se uno rimischia opportunamente con un po' di matematica per tirarci fuori le onde elettromagnetiche, scopre che la vera costante è questa combinazione che è proprio C. Ed è così che ci si è accorti che le onde elettromagnetiche sono fenomeno elettromagnetico, cioè la luce
è un fenomeno che quindi C, che risulta essere la velocità di propagazione della luce, è dentro le equazioni di Maxwell. Va bene? Allora i casi sono due. O le equazioni di Maxwell sono una fetecchia, che valgono solo in un particolare sistema di riferimento, quello in cui la velocità della luce ha questo valore, oppure sono le equazioni fondamentali della fisica dell'elettromagnetismo, allora le costanti che in esse figurano devono essere costanti universali e quindi C deve essere una costante universale, con buona pace delle trasformazioni di Galilei a questo punto. Questo è un argomento teorico dello spazio galileiano, perché evidentemente se C è una costante universale, la legge classica di composizione della velocità è sballata. Com'è questa equazione prima? Ah, no, questo è un risultato numerico. Diciamo, nelle equazioni di Maxwell, che non ho scritto perché diventa pochi, non ci servono, compaiono, come si scrivono normalmente, ci sono queste due costanti che sono legate al campo elettrico, al campo elettrostatico, al campo magnetostatico. Una particolare loro combinazione, che è quella che figura nella scrittura fatta bene delle equazioni di Maxwell, questa particolare combinazione è proprio uguale a C. E quindi, diciamo, le equazioni di Maxwell che non ho scritto, scritte nella forma più pulita possibile, contengono questa costante, esattamente come l'equazione di prima delle forze gravitazionali contiene la costante di gravitazione universale. Per cui sta C ad essere, questo è un argomento forte teorico, d'accordo? L'hanno escluso che valgono solo con C uguale a 300. Come? Dico, il fatto che le equazioni di Maxwell valgano solo invece con quella particolare velocità della luce. Le possibilità erano due, no? In un caso valgono sempre, no. E quindi C è una costante. È una costante universale, scusa, è un invariante. E quindi oppure, deve avere sempre lo stesso valore. Oppure valgono soltanto con C che ha quel particolare valore. Cioè in quel particolare sistema di riferimento. Faccio un esempio così se forse si capisce meglio. In meccanica classica le onde, cioè la luce è un'onda, no? Un'onda elettromagnetica, che si propaga con quella velocità particolarmente alta. Parliamo delle onde classiche, le onde del mare, bene? Oppure le onde sonore. Bene? L'idea, adesso questo è un sicuro, vale la pena di farlo, però così ci capiamo meglio. Perché mi sentite? Perché io emetto delle vibrazioni con un volo, con un palato, e queste vibrazioni si trasmettono, fanno delle onde sonore che arrivano ai vostri condotti auditivi. Ma come ci arrivano? Perché c'è un mezzo tra me e l'aria. Se togliessimo, è noto che se facessimo il vuoto, a parte che moriamo tutti asfissiati, ma voi non ne sentite perché il suono non si propaga. Un'onda, per tutta la fisica classica, un'onda è la propagazione di una oscillazione che avviene attraverso, che è sostenuta da un mezzo che è là. Dopodiché, allora, l'equazione delle onde è un'equazione in cui compare una velocità, che è la velocità di propagazione dell'onda. Ma lì è chiaro di che si tratta. La velocità che compare in quell'equazione è la velocità con cui l'onda si propaga nel mezzo rispetto al mezzo in cui si propaga. Quindi è chiaro, quando io dico la velocità del suono in aria in condizioni normali è 400 metri, 340 metri al secondo, è ovvio che è sottinteso. Si intende che il suono si propaga a 340 metri al secondo rispetto all'aria ferma. Se poi la metto a correre, oppure non c'è il vento, oppure che le cose si combinano opportunamente, vedo l'effetto Doppler, le sirene, tutti questi cavoli buffi, ma insomma, è chiaro che cos'è. Quindi non è una... Qual è l'esperimento chiave che conferma le equazioni di Maxwell? Che conferma le equazioni di Maxwell? Che conferma? Non c'è un esperimento che conferma le equazioni di Maxwell. C'è tutta l'evidenza sperimentale sull'elettromagnetismo che conferma le equazioni di Maxwell. Quindi insieme. Le equazioni di Maxwell arrivano alla fine dell'Ottocento come condensato che spiega tutto quello che spiegavano i pezzi di equazioni di elettricità e magnetismo precedenti, tutto quello che arriva dopo, più anche le onde elettromagnetiche, quindi diciamo sono le equazioni che spiegano i fenomeni elettromagnetici e che tutti confermati. Non c'è un esperimento specifico? Non c'è un esperimento, perché sono appunto un condensato di una varietà enorme di fenomeni. Le equazioni di Maxwell alla fine sono una scrittura compatta che spiega
dalla scarica del fulmine di Benjamin Franklin agli effetti di induzione di Faraday, alle dinamo, a tutta questa roba che sta tutto là dentro. Ah, quindi dicevo, quindi nel caso dell'equazione delle onde canonica, il fatto che ci sia una velocità là dentro, infatti quelle sono equazioni del Piffero, nel senso sono valide in quel particolare sistema di riferimento, relativamente a l'onda marina va l'equazione dell'onda sulla superficie del mare, ammesso che fosse un'onda piana, sarebbe con una velocità che è 8 metri al secondo, è chiaro che rispetto all'acqua, è ovvio. Allora, quello che si pensava è che quando uno trova l'equazione, dall'equazione di Maxwell, trova l'equazione d'onda per la luce, in cui c'è questa velocità qui, questa fosse, analogamente a tutte le altre onde, la velocità di propagazione dell'onda luminosa nel mezzo che si pensava che dovesse esistere per supportare la propagazione, che è il famoso etere elettromagnetico, che poi è stato tanto bistrattato, ma che aveva tutte le ragioni di esistere, abbiamo era del tutto sensato assumere. Però ne sarebbero dovuti derivare certi effetti che non si sono osservati, e poi la gente ha cominciato a pensare che un conto è l'equazione del suono in questa stanza, che non ha niente di universale. Le equazioni di Maxwell sono una cosa un po' più solida. Sono le equazioni che vorremmo che fossero, sembra che siano, l'equivalente della legge di gravitazione universale per la gravitazione. E quindi lì il problema di chi è sta costante si pone. Ma soprattutto, e facciamo un tempo a fare questa cosa finale e poi partiamo con la relatività, c'è un'altra ragione, questa è molto bella anche storicamente. Dunque, fine dell'Ottocento, stiamo a parlare, tutto questo avviene verso la fine dell'Ottocento, no? Allora, uno non ci pensa mai a queste cose, perché ci sembra tutto talmente ovvio. Tra l'altro, voi, quanti di voi, magari voi lo sapete, ma se lo si racconta in giro, la gente non ci pensa che 100 anni fa, diciamo 120, non la gente normale, ma i fisici, i chimici, non erano manco per niente tutti convinti che il mondo fosse fatto di atomi e di molecole. Era una congettura che la materia a livello microscopico fosse fatta da pallocchetti piccoli piccoli. E ci si è arrivati proprio esattamente in questo arco di tempo. 100 e passa anni fa, uno non ci pensa perché siamo abituati ad andare in giro e a parte i maledetti inglesi, insomma un metro dappertutto. Ma il problema della definizione degli standard di unità di misura 120 anni fa in Europa era un problema grosso come una casa. Si facevano le conferenze internazionali a cui partecipavano i migliori scienziati di tutti i paesi, litigando furiosamente per stabilire quale doveva essere la corretta universale unità di misura del metro, del campione di chilogrammi, tutte queste menate qui. E uno dei problemi fondamentali era la misura del tempo, che sembra tanto scemo, ma nel 1904 l'orologio di Berna non segnava la stessa ora dell'orologio di Zurigo, perché l'unico modo che c'era per segnare il tempo era quello. Mezzogiorno è quando il sole sta allo zenith, e il sole non sta allo zenith nello stesso istante, simultaneamente, parola chiave di tutto questo discorso, a Berna e a Losanna, per non dire a Berna e a Melbourne, ma anche Berna e Losanna. Quindi se dovevate fare l'orario ferroviario della Svizzera era un casino, perché a che ora tiri giù il passaggio lì? Sull'ora di Berna o sull'ora di Losanna? No, perché sono ammazzi la mucca, capito? C'è stato 2 minuti di scarto sul quanti sono, insomma. Quindi il problema di coordinare a distanza misure di tempo, lungi dall'essere una cosa che ispirava le fantasie notturne di Poincaré e di Einstein, che riflettevano speculando sulle filosofie dei massimi sistemi, c'era anche questo, ma c'era anche molto più banalmente il problema tecnologico, che ci dobbiamo mettere d'accordo cosa vuol dire che sono le 12:50, se io sto qua e tu non stai là, che però lo facciamo subito, mettiamo gli orologi, fatta, no? Ma stai a Berlino. Come si fa? Ah, pare una scemata, no? Che si vuole?